città stupenda, fantastica, ma da quello che ho capito sono pochi gli abitanti che sono qua di Ortona, perché ha fatto fare l'applauso all'inizio. Quanti abitanti fa Ortona? Quanta la gente? Dai, due, quanti sono? Quanti? Dai, 6.000? 26.000? Pensavo di più però, 26.000, più uomini. Ah, stasera, voglio vedere, facciamo, metti lo posometro, perché noi ci scommettiamo sempre la pizza alla fine della serata, ma c'è una scommessa tra di noi per capire l'affluenza che c'è in piazza. Solo uomini, donne, uguali. Allora, solo i maschi, per favore, solo i maschi, vi prego, un applauso adesso, vai. E ti dice, un applauso solo alle donne. Già dall'applauso si capisce che ogni uomo c'ha due femmine, sì, così. Cioè l'hai conosciuta qua tua moglie, abruzzese? Ah, e dove vive? Qui è proprio, quindi vivi qua? A Crecchio, vicino Ortona, 13 km da Ortona. Da qui 13 km, che fai nella vita? Sono andato sempre a spasso col camion. Trasportatore? Come mettevo mo? Che trasportavi? Beh, prima facevo l'estero, poi ho fatto un po' d'Italia. E poi alla fine ho fatto il trasporto carburante. E lì sono i prezzi, mi è andato col cambio, no? Chiami, lì sono tre. Va bene, allora tu invece che fai nella vita? Che facevo anch'io. C'è qualcuno che fa qualcosa, scusate, giusto? O lavoro al comune, o dai posti, o non facevi nulla. Che cazzo è? Che facevi? Ufficio scolastico provinciale. Noi dobbiamo smontare, dobbiamo lavorare sul serio, è vero? Ufficio scolastico provinciale, cioè che fa? Una piccola visitora degli studi. Cioè, tu andavi là la mattina, che problemi risolvevi? Io mi occupavo di pensione. Venisi qua perché al mio orologio mancano 4 minuti alla mezzanotte, sembra quasi la notte di Capodanno che viviamo insieme. Signor sindaco, facciamo un applauso al sindaco, è la prima volta. Perché lui quando è stato eletto la festa era già passata. La festa era già passata, sindaco. Troppo buono l'assessore alle manifestazioni. E poi abbiamo il vicepresidente della festa patronale, tu invece, tu sei comitato e che dire, guarda un po', che bella. Qualcuno ovviamente visto l'orario, però là era tutto pieno fino in fondo, Però è uscita la signora dal terzo piano, no? Nel frattempo era proprio chiusa la tapparella invece di uscire. Sindaco, due parole le diciamo a questo pubblico, a tanti forestieri, come vedi addirittura gente che con camper arriva al Zaletto, una cosa straordinaria. Pensavo che l'avessi portato tu, no? Perché tutto dalle Puglie. No, che dire, grazie a tutti, è bellissimo vedere questa piazza, il corso, con questa illuminazione bellissima, ma il merito è tutto tuo che ci hai regalato una sera spensierata, ci ha fatto piangere, io pianto per troppo ridere, non so voi, come tre signori, poverini, guarda. Secondo me hanno avuto difficoltà pure a scendere dalle scale. No, quelli ripartono stanotte stessa, anche perché fate lo scarico, quello si è riempito già, questo da tre giorni che carica e scarico, là, devono andare all'autostudio da qualche parte, ci vuole. Guarda, no, io devo dire che devo solo ringraziare il comitato, perché la tua presenza è stata, lo devo ammettere, è stata fortemente voluta dal comitato, in particolare da Massimo Petaccia, che è qui vicino a me, dal presidente Massimo Corucci, da Gianfranco Di Rizzo. A loro va un grande applauso, perché io Uccio, come voi, lo conoscevo su Facebook, tutti su barzellette, però poi dal vivo è meglio, sicuramente è meglio, perché non è facile tenere una serata così e sei un grande professionista, e ti ringrazio a nome della città. Ieri abbiamo iniziato, oggi è la seconda giornata, domani avremo un gruppo qui bellissimo, un gruppo Franchi Ritillo, che sono reduci dal Vinitaly di Verona, un gruppo fantastico, e poi alle 10:30 ci trasferiamo in piazza San Tommaso con Antonella Ruggero, per poi gustarci i fuochi d'artificio dal mare. Torniamo quest'anno dal mare, quindi che dire, grazie a Uccio, grazie a tutti voi, agli ortonesi e a tutte le persone che sono venute fuori da Ortona. Grazie. Grazie a te sindaco, vicepresidente, qualcosa, un saluto? Grazie a tutti. Che belle parole, che belle parole. Io volevo ricordarvi però, l'assessore, canta l'assessore. Oh.
È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Come va? Aiutami. Rosa si chiama. Vai. È giunta mezzanotte, spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va l'auto scurvo e adesso il camper. C'ha una puzza che non si capisce. Grazie! Amici, la cosa più importante che voglio dire, approfittiamo delle conoscenze che abbiamo fatto. Qualora dovesse succedere qualcosa, all'ufficio sinistri sappiamo chi c'è. All'ufficio sinistri sappiamo chi c'è! Grazie!